Ehi Reghi, io sono Laco e benvenuti in questo nuovo video, nuova skin che presto cambierò. Era tipo quella che avevo una volta, del samurai, solo modificata un bel... cioè un po' l'ho modificata io, ci ho messo gli occhi, il simbolo del Tao, una cintura strana che è fiera, il mio mouse sta andando a puttane e cose varie. Vi porto a sta partita, votiamo una mappa a caso, 5, di solito voto 1, 10 voti la mappa 5, che è, attenzione, la mappa 5 è 9 voti, The Survival Game 4, che non so cosa sia. E sì, il mio mouse sta andando parecchio a farsi fottere, 10 secondi all'inizio della partita, 10 secondi. Presto cambierò skin, metterò quella di un animale, penso. Così riesco anche ad entrare nella Glacial Family, che è quella di Soddu Pro Gaming, dove ci sono tutti gli altri e posso usare il loro pacchetto grafico, che è davvero bello. Intanto, chiediamo se c'è qualche ita e cercherò di caricarvi, ok, lag di internet, un video ogni 2 giorni di survival game. O qualcosa del genere. Comunque partiamo. 3, 2, 1. Ok, partenza ottima. Bene, c'ho la spada, c'ho tutto. Ok, rieccomi, prima ero morto subito. Vediamo un po' sta mappa qua. Cosa riusciamo a fare? Questo è Gesù, mi sembra, sì. Gesù. Ok, andiamo al centro, prendiamo quella chest lì. Se riesco. Paura che qualcuno tiri le peggio sprintate, ma io spawno sempre in un'area di merda, vabbè. Questa mappa la conosco parecchio bene. 3, 2, 1. Cioè, so dove sono praticamente tutte le chest. Spada. Vabbè. Mi hanno fregato tutto, quindi andiamo. Ho una costoletta molto utile. No, davvero, utile perché così ci dà un po' di cibo. Potevo prendere la spada, ma me l'hanno fottuta. Perché mi ha tirato una di quelle peggio laggate. Vedevo tutti fermi mentre io correvo. Allora, scendiamo giù di qua senza spaccarci le gambe in 72 pezzi. Ok, lì c'è una cesta, perfetto. Altra cesta, tante ceste, perfetto. Queste le prendo tutte io. Ascia, perfetto. E bastoncino che non si rifiuta mai. Ah, attenzione, qua c'è una trappola, dovete stare molto attenti. Saliamo su di qua. Freccia, armi, cibo, perfetto. Guardate, trappola. Sì, me la ricordo parecchio bene sta mappa. Allora, questo lo possiamo buttare via, non le frecce. Ridammela, perfetto. Altre ceste negli alberi no, quindi qua ho visto una casa. Però è un'uscita questa, non è un'entrata. Si entra da un'altra parte, ma tipo una specie di trappola, quindi un'entrata senza fine, senza uscita perché muori se esci. Allora qua c'è una bellissima chest che io andrò a prendere sicuramente. Allora prendiamola. Perfetto, frecce e canna da pesca, che è l'arma segreta di Alessio 2405, che è il mio youtuber preferito in fatto di anche il survival game. Qua prendiamoci tutto. A parte il pollo che mi serve. Poi quando avrò fame bestemmierò come un maiale, però. Vabbè. Doppia cesta, perfetto. Cibo, frecce. Roba per le frecce, però non c'ho l'arco. Un gran bel peccato, ma vabbè. Doppia cesta di merda, devo dire. Allora, direi di attuare una tattica. Quello lì come armaturato. Mi sembrava non avesse niente, però. Vediamo. Uffa. Render distance del cazzo. Lo vedo solo così. Prova ad avvicinarmi un attimo. Riesco a capire se è una canna da pesca, un bastoncino o una spada. Allora, io non vorrei mettermi nei guai, quindi scappo. A meno che quello lì non venga da me. Ok, no, mi lascia stare, perfetto. Dicevo, una doppia cesta di merda quella, ma vabbè. La vedo un'altra cesta su un albero, perfetto, direi di andarla a prendere. La canna da pesca è molto utile, la utilizzerò al meglio, spero.
Ok, sono full pelle. Potrei anche killarlo quello, ma direi di andare di strategia perché ho fatto già un po' di video ieri e gli altri giorni. Non andando di strategia. Oh, perfetto. Prendiamo la patata. Una spada di pietra, che è un'arma potentissima. Sono messo davvero bene, spero di non morire, che non succeda niente. Guardiamo dietro di noi se c'è qualcuno, perfetto. No, aspetta, ho visto un full iron. No, era il pistone di prima. Allora, vediamo qua. Niente, qua c'è già passato qualcuno, sicuro. Dove potrei andare? Ritorniamo un attimo lì dalla doppia chest. E andiamo verso quello lì che abbiamo visto, oppure no? Non so, ho paura che ci sia qualche attacco clandestino e complottista. Ok, quella lì è una pecora. Perfetto, me l'ho già preso male. Un'altra chest, perfetto. È piena di chest sta mappa, però qua sicuramente c'è già passato qualcuno, sicuramente. Allora, questa se... Ok, un arco, perfetto. L'arma che mi serviva. Direi di prendere anche il bastoncino. L'arco mi serviva parecchio. La gente sta morendo, rimangono due spettatori e pochi giocatori. Tra poco parte il deathmatch, attenzione. Attenzione, attenzione. Parte il deathmatch, tantissimi like. Non so se riuscirò a vincerla sta partita perché è parecchio difficile. Ci saranno già sicuramente dei full iron, io sono full merda. Ma va bene lo stesso, direi di andare di qua. Sono pieno di frecce, ne ho una decina. E potrei craftarmene delle altre, però gli stick volevo tenermeli per qualche arma overpower, però se io non trovo niente. Laggiù c'è una chest. Paura che l'abbiano già presa, però io ci andrei lo stesso. Perché tanto lì dove abbiamo visto quel tipo prima, sicuramente le ceste le ha già aperte tutte. Quindi, allora, questo è il mio moveset. Canna da pesca, spada, arco. Molto rapido, molto efficace. Allora, saliamo su di qua. Spero che non ci sia nessuno nei dintorni. La bussola servirebbe. Però è molto più semplice con la bussola, in effetti. Allora, qua sì, sicuramente qualcuno ci è già passato perché l'ha aperta quella chest. Direi di... sì, andare per di qua. Se quello lì non ha aperto quella chest lì è davvero un mona, perché c'era prima. Controlliamo bene se non ci sia nessuno dietro. Perfetto, ho visto una chest. No, la mia render distance non mi permette più queste cose. Ormai il computer sta invecchiando, ma vabbè, lasciamo stare. Un altro tizio è morto, attenzione, rimaniamo in 4. A breve parte il death... Ah, questa è una trappola, attenzione. Molto pericolosa, però io direi di fottere la trappola così. Oh, un acciarino, perfetto, un'altra parte del moveset. Molto utile se si sa usare l'acciarino. È un'arma veramente efficace, perché dà la possibilità di incendiare l'avversario e quindi avere sicuramente più possibilità di vittoria. Se ne muore ancora uno, parte il deathmatch istantaneo. Ciò vuol dire che praticamente se gli altri sono messi male ho la vittoria, però io forse sono quello messo peggio di tutti, perché sicuramente gli altri avranno trovato chest overpower e io neanche una. Lì vedo una barca, attenzione, però non mi potrebbe servire a niente. Spero che non mi avveleni sto pollo. Ok, era un buon pollo. Ho sbagliato entrata, si entra dall'altra parte a quanto pare. O di qua, no, di qua si può entrare tranquillamente. Se nessuno è già andato lì, questo è un parkour veramente buono. Cioè, difficile volevo dire. Poi per il mio mouse che sta andando a puttane è molto più difficile, ma vabbè. Qui non posso saltare, quindi direi che l'unica è fare così. E lol, non ce l'ho fatta. Quindi devo trovare una strategia migliore. Allora, sali qua perché è un buon parkour questo, si trova una buona chest in cima, da quanto ne so. Sì, devo dire la verità, non l'ho mai fatto tutto sto parkour. Perfetto, lì c'è la trappola di prima. Sì, questa mappa è piena di trappole che si possono evitare o no. Tipo, con Jerry... Porca troia. Con Jerry eravamo riusciti a evitarne una. Praticamente era una trappola di acqua. Dovevi arrivare in fondo dove c'era una buona chest con delle armi. E si moriva. Avevi morte certa. Solo che lui aveva la mela d'oro. Quindi gli permetteva di avere rigenerazione. Di conseguenza è riuscito a sopravvivere
Ok, direi che questo parkour lo abbandono perché se uno ora ci attacca ci fa veramente male e preferirei non evitare ste cose. Quindi, ecco. Devo vedere se c'è una... No, niente. Magari c'era ma non ho voglia di controllare. Lassù in cima, guardate, c'è una chest overpower. Però se io non ci arrivo, ho perso tutta la vita. Se cado da in cima e muoio, dovrò censurare il video. Allora, lì c'è una chest che se non hanno aperto sono dei mona assurdi. Tanto rimaniamo in quattro sempre. Ho paura che siano un team quelli. Allora, la chest intanto è stata aperta. Spero di non incontrare nessuno qua. E devo giocarmela bene al deathmatch se sopravvivo, perché se riesco a sopravvivere, arrivare al deathmatch potrei avere una vittoria, un'ottima vittoria. Un lingotto di ferro, attenzione. Se ne trovo un altro, questa dovrebbe essere una cittadina. No, c'è anche una cittadina da queste parti. Se trovo un altro lingotto di ferro è fatta, spada di ferro, e potrei averla buona. Spero che qua non abbiano aperto ceste overpower. No, appunto, non ce ne sono manco. Direi di salire su sto albero e niente, cadere. Uè, perfetto. Allora, direi di farci un moveset un po' più migliore, cioè cibo, tanto cibo. Mangiare. Direi di passare di qua. Laggiù c'è una ca... Allora, qui c'era una barca. Io andrei in barca. Andrei in barca sicuramente. La cosa migliore da fare in sti casi. Quindi, perfetto. E andrei laggiù. Quella cesta l'ho aperta, vero? Prima, vero? Allora, laggiù ho visto una specie di casetta, un piccolo porto. Ecco, lo raggiungo e devo vedere cosa ce l'ho. Se c'è qualcosa, bene. Di solito in ste mappe riesco sempre a sopravvivere benissimo. In questa mappa soprattutto. Perché, a parte che l'ho giocata 3 o 4 volte, e la conosco abbastanza bene. In più una mappa veramente bella, quindi... Barca? Ok, non si vuole rompere la barca. Allora, non vorrei fare cagate. Perché non si rompe? Oddio. Non mi si rompe la barca. Vabbè. Oh, mi si è buggata la barca. Shift. Perfetto. Qua sotto c'era una chest o mi sbaglio? Ah no, è una trollata. Allora, sta venendo anche parecchio lungo, ma spero che continui sto survival game. Ok, ora perderò danno da soffocamento, ma cioè non ci fa niente. Ok, là c'è qualcosa. Spero che... Oddio. Allora, spero che gli altri siano messi di merda. Spero di trovare almeno un altro... come si chiama? Un'altra... Un altro lingotto oppure un'armatura migliore, perché... Io sinceramente ho paura di andare in giro con questa armatura qua, veramente fa schifo. Qua, se non hanno aperto le ceste... Sono... hanno aperto. Che sfiga. Oh. Peccato, devo craftare qualcosa? Sì, le frecce craft. Perché a sto punto mi tengo solo un... Spero che... Ok, lol. Perché non riesco a salire? Ok, ecco. Qua sono piuttosto al sicuro. Avevo tre... Ok, mi sono sbagliato. Vabbè, crafto 4 frecce. Così ne ho 14. E va bene. Allora, mangiamoci una costoletta di maiale. Che ci fa bene. Facciamo un po' il pro parkour tra gli alberi e vediamo se c'è qualche cesta là. Tipo là ne vedo una. Però qua, se premete shift, da qu quanto ne so, perdete meno danno da caduta. Ah, se questa non l'hanno aperta... Ok. Allora, questa non vorrei che vada nessuno, quella spada. Prendiamoci anche la patata e tutto il resto. Perché... No. Non
Non vorrei che la spada l'abbia nessuno, perché se sono messi male, è un'ottima cosa che non abbiano spada in pietra, anche se sicuramente ce l'avranno anche in diamante, se va bene. Spero che non mi inculino al deathmatch. Ok, hanno fatto il refill delle ceste, perfetto. Non posso andare allo spawn, però vengo qua. Qua che so che ci sono delle trappole, anche. Allo spawn non so se ne vale la pena. Ok, perfetto. Non credo che ne valga la pena andare allo spawn. Però noi ce ne andiamo di qua. Allora, la barca no. Vabbè, proviamo ad andare allo spawn. Oppure a tornare indietro dove c'erano tutte quelle ceste. Ma sì, dai, torniamo indietro di qua. Allora, lì c'è la trappola della TNT. Sì, buona trappola, però vabbè. Allora, direi di tornare in quella casa lì dove eravamo prima. Qua c'è una chest. Hanno fatto il refill, quindi dovrebbero essere tutte aperte, a meno che non c'è nessuno che ci sta spiando, che ci segue magari da decenni, da tutto l'Hunger Game che le abbia aperte. Una volta con Sokka abbiamo trovato un bug. Praticamente, sapete che quelli morti sono invisibili, no? Ce n'era uno visibile, lol, e noi lo potevamo vedere, no? Quindi questo qua ci seguiva. E io tipo gli facevo il segno di pace, no? Questo qua secondo me non capiva perché. O aveva un hack che poteva volare e si faceva vedere, ok, qua. Niente. Che credo che sia quella, infatti. Allora, spero di. Ok, niente di che. Tutto una merda. Ok, devo correre. Correre allo spawn, anche se non so dove sia, quindi andiamo così. Spero di trovare un acciarino, non un acciarino, sì, un acciarino e un lingotto. Perché se trovo una chest con un lingotto è a posto. Ok, qua c'è una chest. Peccato, però ci prendiamo il bastoncino. Spero che ci sia ancora la mia barca, perfetto. Molto bene, così 15 minuti al deathmatch, ma tanto qualcuno morirà di sicuro prima. Allora andiamo da quel fungo lì, prendiamoci tutte le ceste della zona, anche se non sono potenti, e passiamo dalla doppia chest a vedere se c'è qualcosa di buono. Allora direi di andare qua a rallentare un po'. No, si rompe la barca, peccato. 5 frecce, perfetto. Allora, lassù non ci vado nemmeno, però qua c'è la casa con il balconcino dove ci sono delle ceste. Sono armaturato alla merda, spero di trovare ancora delle armature buone, così direi che è buono. Allora, bastoncino lo prendo sempre perché serve. Ah, c'è una barca lì, perfetto, quindi la prenderò dopo. Prendiamo sta chest qua. Molto tattica oggi la situazione. Ok, prendiamo quella barca e filiamocela laggiù. Laggiù dove ci sono delle ceste sicuramente. Ok, andiamo. Dobbiamo girare quest'isola qua con la casa, che tanto non lo faremo mai il parkour. Cioè, io non lo farò mai il parkour perché tanto cado. Spero di trovare una chest plate in ferro. Se la trovo è perfetto, perché avrò la possibilità. Se la trovo c'è la possibilità di killare qualcuno. No, no, peccato. Peccato, si è rotta dove non doveva andare. Però lì siamo dove eravamo prima, ok, dove c'è la doppia chest. Quindi direi di, senza cadere nella lava, fare tattica di prima. Perfetto. Così siamo armaturati con l'armatura migliore. E abbiamo tantissime frecchie. Ok, buttiamoci qua. Andiamo dalla doppia chest lì, perfetto. Sta andando benissimo. So che c'è una doppia chest in questa mappa epica, dove si trovano diamanti, chest, plate in ferro, sicuramente, anche se cambiano ogni volta la mappa cambia. Si trovano delle cose epiche. Qua questo fuoco lo spegnerei perché mi fa paura. Ok, qua niente di che, prendiamoci giusto la roba per fare delle frecchie. Ok, torniamo qua che c'era una chest là sopra. E piano piano avviciniamoci allo spawn. Ah, canna da pesca te la puoi anche tenere. Sono tutte ceste dove si trova cosa alla merda. Perfetto! Perfetto, non so se tornare indietro, andare allo spawn e mi faccio la spada in ferro. Ah, controllo lo spawn perché tanto ci sono ormai. Se c'è qualcuno, se non c'è nessuno, craft.
crafto anche velocemente una bella spadonzola in ferro. Così direi che siamo a posto. Per armatura siamo messi alla merda. L'ho detto già prima. Laggiù ci sono due chest. Siamo parecchio vicino allo spawn, ve lo ricordo. Allora, prendiamoci questo. Dopo, dietro sta collinetta c'è lo spawn. Allora, lag, attenzione. Oh, ho aperto 25 chest in una partita. Ho guadagnato 10 punti. Ah, ok, è ancora là dietro lo spawn, quindi direi di andare da quella cesta e aprirlo. Abbiamo 3 lingotti, attenzione. Almeno abbiamo guadagnato un po' di punti per l'apertura delle ceste. Ok, qua si vede che c'è già stato qualcuno. Perché di solito queste ceste sono belle piene. Spero che non ci sia davvero nessuno. Il refill è stato utilissimo, davvero. Bug dei blocchi. No, lag. No, oddio, dove sono? Oh merda. Dove mi sono andato ad inculare? Paura di aver sbagliato strada. Ah no, qua c'è il ponte. Oddio, ponte. C'è il ponte qua, eh. Ah, spero che nessuno sia andato allo spawn. Chest. Spero che questa sia una chest epica. Ok, niente. Allora. Oddio, una nuvola. Ti inculano queste nuvole. Perché siamo anche molto in alto. Doppia chest, perfetto. Vabbè, anche magari se non andiamo allo spawn. È già buono il fatto di aver trovato una doppia chest. Ah, io lo spawn non lo ritrovo mai. Stavolta speravo di averlo portata di mano. Oh no, ma perché quando uno è coglione. 10 minuti al deathmatch. Ma tipo come cazzo ci arrivo lì? Tipo parkourman, pro parkourman. È qua, vero? Perfetto, me la doro. Allora. Buttiamo tutto via. Quello che non ci serve direi di buttarlo. Abbiamo tantissima roba interessante, la me la doro. Ci serve per il deathmatch. Oddio, stavo cadendo. Ok, altre ceste. Però io volevo tornare allo spawn a craftare. Ah, lì c'è una trappola. Ok. Secondo i miei calcoli lo spawn. Due tizi in team. Due tizi in team, ho paura che mi killino. Minchia che paura, minchia che paura. Ok, potrei fregarli qua. Li aspetto qua e li faccio cadere nella trappola se non ci cado io. Oddio, ma è un team da tre quello. No! Un team da tre, un team da tre. Ora si stanno uccidendo. Peccato, peccato. GG. Davvero peccato perché da solo contro un team da tre sono riuscito a killare qualcuno, forse.
point for dying. No, sono morto. Ho dato fuoco a qualcuno, mi ricordo. E qualcuno è anche morto qua. Rimangono tipo in due. No, in tre sempre. Ah, la mia roba, cazzo. Ah no, questo qua è lo spawn, è andato. Ok, se solo avevo la... un armor migliore, potevo farci qualcosa, ma... sono stato preso da... dall'agitazione, poi era pieno di casini. Direi di vedere il deathmatch e finire di vedere com'era. Dato molto bene, sto survival game mi è piaciuto. Solo che è meglio farli in compagnia, che mi diverto di più. Quindi tipo Soak, Jerry. Allora, questi qua, direi che vince questo qua. Perché intanto sono 2 contro 1. E la cosa non è buona. Questo qui si sarà fatto prendere caga, però erano tutti full ferro, minchia, non va bene. Va bene. Se fossi arrivato io al deathmatch così avrei vinto sicuramente. Gli avrei fatto una di quelle inculate pazzesche con gli acciarini. Però non c'era molto da fare. Avevo anche tante frecce, vabbè, fa niente. Guarda questo qui. Dà fuoco all'erba. Ma non dura niente, non dura 2 colpi ed è morto. Vabbè, almeno non gli ho regalato la mela d'oro. Perché si picchiano? Non erano in team. Ah, forse erano un team da 3 e tutti contro tutti. Vabbè. Le mie frecce stanno usando. Ok, uno è morto, rimangono in due, vincerà sicuramente questo qua, che è messo meglio di tutti. O no? Guardalo come piglia frecce. Fuck you. Ok, no, ha la spada in diamante l'altro. Se se la gioca bene, Silver vince. Tipo, usa l'acciarino, fra... Gli hai tolto un botto di vita con le frecce. No, 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 no. Cosa scappi? Ora ti uccide con le frecce. Infatti ha vinto questo qua. E niente, GG di nuovo. LOL. The Doctor. Vabbè, ci si becca al prossimo survival game. Bello.